5 sconfitte nelle ultime 6 partite e questo è il mini bilancio negativo della Teramo a spicchi in questa fase del campionato. I biancorossi sono attualmente al terzultimo posto in classifica con 16 punti. Ciò che forse fa più male sono i 9 punti di scarto complessivi collezionati in 4 match, una costante dovuta a diversi fattori. Tra questi forse il più importante sono alcuni cali di tensione, risultati poi decisivi nei risultati finali. Nelle ultime partite c'è stato un filo conduttore in tutta la durata delle partite, nel senso che abbiamo sempre reagito dopo però aver preso un paio di colpi bene assestati, e questa è la cosa che dobbiamo migliorare. È chiaro che ogni volta partire un po' ad handicap, quindi andare sotto di 10-15 punti, ti può condizionare. Poi è chiaro che siamo stati molto bravi a recuperare, ma poi non sempre ti va bene, anzi diciamo che nell'ultima partita non ci andava bene mai, perché poi negli arrivi punto a punto sappiamo che è un terno all'otto e noi sicuramente non a caso purtroppo le abbiamo perse parecchie di queste partite. La TASP adesso nelle ultime 2 partite avrà la possibilità di poter evitare le ultime 4 posizioni, si comincia già dal match contro Civitanova. Noi abbiamo la fortuna che insomma, vincendo le prossime 2 partite è molto probabile che riusciremo ad essere in seconda fascia per la fase successiva. Ci sono ancora parecchi scontri diretti, quindi non è il caso di fare calcoli, insomma, anche perché ci potrebbe essere la classifica avulsa, c'è una confusione enorme. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo pensare a preparare bene la prossima partita, che è uno spareggio. Onestamente mi auguro che un po' da tutti, dai giocatori, da noi allenatori, dalla gente di Teramo ci sia la consapevolezza dell'importanza di questa partita, che veramente vale una stagione.